partire dal prossimo lunedì 26 aprile, data in cui è atteso il passaggio della regione in zona gialla, i bar e i ristoranti della città potranno tornare ad occupare gli spazi esterni delle proprie attività con tavolini e sedie senza dover pagare le tasse. Il comune è infatti pronto anche quest'anno a concedere gratuitamente il suolo pubblico alle attività del mondo della ristorazione, che potranno così recuperare posti a sedere ed accogliere più clienti. Come spiega l'assessore allo sviluppo economico Massimo Camigliani, l'idea è quella di tornare ad animare in sicurezza il centro storico durante il periodo estivo, dopo un inverno estremamente difficile per i pubblici esercizi. È una misura molto positiva che vedrà la ripetizione quest'anno nel 2021 a Ravenna, con lo stesso successo, crediamo, e sarà sicuramente così, del 2020. Apriremo quindi alla città con tavoli all'aperto e sedie nella massima disponibilità, come abbiamo fatto l'anno scorso, cambiando anche il volto del centro storico. Sarà un centro storico quindi animato, vivo, fino a sera. Questo è un provvedimento che è dovuto al governo Draghi, che ha dato l'esenzione quindi del suolo pubblico fino al 30 di giugno e probabilmente fino a fine anno. Noi come Comune stiamo analizzando le domande di progetti unitari come l'anno scorso, e se questi saranno i medesimi con pochi cambiamenti, noi saremo pronti per il 26 di aprile per il centro storico, per i progetti unitari, quindi dove ci sono più operatori coinvolti, a dare le autorizzazioni. Per Marina di Ravenna ci sarà sempre il progetto unitario di Viale delle Nazioni, e lì saremo pronti per il 30 di aprile, data in cui partiranno lì i pubblici esercizi. Stiamo lavorando tantissimo nell'interesse naturalmente degli operatori. I progetti unitari nel centro storico riguardano la Piazza del Popolo e Piazza Antiche Carceri, Piazza Kennedy con alcune novità, il quadrilatero, si sta lavorando anche lì per una presentazione del progetto, del gusto, di via 4 novembre, via Ponte Marino, Piazza Costa e Vicolo Gabbiani. Poi ci sarà via Agnello con gli operatori di via Agnello e Piazzetta Antiche Carceri, e poi il progetto unitario di Marina di Ravenna, e poi ci saranno anche permessi singoli dati ai pubblici esercizi che ne faranno richiesta. Stiamo lavorando nel centro storico anche al progetto con i commercianti, per non dimenticare anche i negozianti, con l'associazione Spasso in Ravenna, di cui il Comune ha dato un contributo di 40.000 euro per fare appena possibile delle animazioni nel periodo estivo in centro storico, partendo dal Giro d'Italia. C'è un progetto molto importante alla fine del Giro d'Italia che faranno i negozianti e che verrà annunciato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i provvedimenti a favore delle imprese, come ha detto il sindaco l'altro giorno, se il governo non darà le esenzioni per la TOSAP sul suolo pubblico ordinaria, ci penserà il Comune di Ravenna attraverso un provvedimento di esenzione. Così come stiamo lavorando a un grande provvedimento a favore delle imprese colpite dalla crisi, come i pubblici esercizi, di forte riduzione della Tari. Quindi non chiederemo la Tari come l'anno scorso alle categorie più colpite come i pubblici esercizi, dando quindi un forte provvedimento a favore delle imprese.